tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale CucuCalux. Io sono qui per portarvi un video secondo me molto interessante che penso vi potrà piacere. È uno di quei video che mi piace proprio fare perché tratto argomenti diciamo un po' misteriosi, un po' particolari del gioco e vi provo a risolvere dei dubbi che sicuramente magari avete. Oggi esattamente vi andrò a parlare delle sfide segrete, ho detto sfide in un modo stranissimo, delle sfide segrete di Call of Duty Black Ops 3, chiamate anche Dark Ops. Le Dark Ops ragazzi sono una categoria appunto di sfide che esiste da Black Ops 2, quindi non è una cosa proprio nuova. Ed è caratterizzata questa categoria dal fatto che le sfide al suo interno sono estremamente complicate, ma soprattutto segrete. Quindi fin quando voi non le sbloccate o fin quando qualcuno che conoscete non le sblocca, non saprete mai cosa effettivamente dovete fare per sbloccarle. Io oggi ragazzi sono qui per risolvere i vostri problemi, vi dirò effettivamente quali sono tutte queste sfide, quindi come sbloccare tutti i fantastici titolini, sembra una televendita, tutti i titolini che appunto si trovano nella Dark Ops. Titolini fantastici, o meglio i più belli che ci sono nel gioco, d'altronde sono anche i più impossibili da sbloccare, quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Le sfide Dark Ops ragazzi le trovate nella sezione sfide multigiocatore andando poi in operazioni. Da qui vediamo subito che tutte le varie categorie hanno una percentuale che vi indica il completamento effettivo della categoria, mentre Dark Ops non ha nulla, quindi questo è già il primo segno del fatto che sono sfide segrete e diverse dalle altre. Cliccando vediamo che ci sono dei vari titolini, questi sono tutti quelli che ho sbloccato io, quindi già da qui vi potrò dire effettivamente come li ho sbloccati in modo tale da permettervi di sbloccarli. E poi ci sono degli altri titolini top secret, tutti questi come vedete c'è scritto nessuna informazione disponibile, quindi non sappiamo di fatto come sbloccarli. Di fatto, però, cioè, no, mi sto sbagliando, in teoria non dovremmo sapere come si sbloccano, però lo sappiamo perché chiaramente qualcuno nel mondo li ha già sbloccati e ha divulgato le informazioni, quindi sappiamo come sbloccarlo. Però io vi dico, fino a qualche giorno fa non sapevo come si sbloccavano, quindi penso che molti di voi sicuramente saranno all'oscuro delle sfide necessarie, dei requisiti necessari per poterli sbloccare. Comunque partiamo subito, allora. Qua vediamo subito dei banalissimi titoli, che poi sono anche molto belli, cioè sono banali ma comunque non sono facilissimi da fare. 10 medaglie instancabili, non sono poche, quindi bisogna fare 20 missioni di fila per 10 volte e vi sblocca questo titolino qua. Facendone 25 di fila invece vi dà questa medaglia brutale, la medaglia brutale vi dà questo titolino qua. Un nucleare vi fa sbloccare questo titolo invece, quindi 30 missioni di fila, e poi facendo il nucleare su tutti contro tutti vi dà invece questo. Quindi queste sono le prime 4 sfide Dark Ops, diciamo, più fattibili, ecco. Nucleare normale, nucleare in TCT, poi un 25 kill di fila e 10 volte 20 kill di fila. E vi dà questi titolini qua. Qui invece vediamo le sfide un po' più, diciamo, complicate. Queste sono uccisioni rapide, ragazzi. Per sbloccare questo bisogna fare 5 uccisioni rapide, quindi a distanza più o meno di 4 secondi massimo l'una con l'altra. E non è facile. Andando avanti ce ne sono 6, quindi 6 di fila senza morire velocemente in distanza di 4 secondi. Queste sono 7 e già inizia ad essere complicata la cosa, 7 kill di fila in breve tempo non è affatto facile. E qui ragazzi 8 sono veramente tante, vi assicuro sono cose che capitano veramente poche volte nella vita. E questa top secret, indovinate un po' che cos'è, 9 kill di fila e rapidamente. Chiaramente non l'ho ancora fatta perché, cioè ragazzi, 9 kill di fila a distanza di 4 secondi vuol dire che fate un full team e poi ve ne prendete altri 3 nell'arco di pochi secondi, cioè una cosa incredibile. Poi di sbloccata ho questa ragazzi, uccidi un'intera squadra nemica formata da 6 o più giocatori in brevissimo tempo con un'arma specialista, quindi utilizzando un'arma di uno specialista, quindi che ne so, la macchina da guerra, il Tempest, Live, un sacco di queste cose qua, dovete fare 6 uccisioni rapide, che non sono poche, sono kill molto molto veloci, quindi è molto difficile, infatti l'ho sbloccata questi giorni giocando su Nuketown. Queste che vedete sbloccate, queste sono 3, 5, 6, 7 sfide bloccate che non ho ancora, sono ancora più complicate e adesso vi dico come sbloccarle perché ho appunto una lista e vi dico quali mi mancano e quindi sapremo insieme cosa fare per poterle sbloccare. La prima ragazzi, che è un po' quella che stiamo andando a sbloccare insieme con la famosa serie Road to Secret Camo, è la Dark Matter. Sbloccando la Dark Matter, quindi avendo tutte le mimetiche diamante per tutte le armi, vi sblocca un altro titolino Dark Ops ed è veramente bello ragazzi, l'ho visto perché Karma ce l'ha visto che è la Dark Matter ed è veramente un signor titolo ragazzi. Un altro titolino Dark Ops segreto che io chiaramente non ho ancora sbloccato è completare al 100% tutte le sfide del multiplayer. Allora, io non so se voi avete idea di cosa vuol dire completare al 100% tutte le sfide del multiplayer, perché io sono al 44% e sono quasi all'ottavo prestigio. 44% ragazzi, mi manca un'infinità di roba. Ed è penso sia impossibile fare questa sfida. Questa è proprio impossibile, se non fate glitch, cazzate così, è impossibile.
Andiamo avanti, due le abbiamo già svelate, ragazzi. Un'altra sfida Dark Ops che, cioè questa ragazzi è surreale, vi giuro, io non so come si possa fare a farla. Bisogna ammazzare un avversario, ok, fin qui ci siete, sott'acqua, quando state soffocando, quindi quando vi inizia a dare quelle palpitazioni, no, che lo schermo si illumina, e in contemporanea quello che voi uccidete, quindi il vostro avversario che morirà, dovrà anche lui star soffocando. Quindi dovete essere tutti e due pronti praticamente a morire soffocati, e uno dei due deve uccidere l'altro, e quello che lo uccide sblocca appunto questo titolino che appunto ho visto, è un uomo che soffoca sott'acqua, è veramente bellissimo, infatti lo devo avere assolutamente, ragazzi. E quindi ne abbiamo già svelate tre, ragazzi. Ne mancano ancora, erano sei queste qua, sì, sei, no, ho sette. Sette, ne mancano ancora quattro, quindi... Un'altra cosa molto molto complicata da fare, ragazzi, è si chiama Trickshot questa sfida, e consiste nel distruggere un RCXD con un Tomahawk. Penso che non sia neanche così difficile alla fine rispetto alle altre, forse anche la più facile, che non uso il Tomahawk quindi non l'ho mai fatta. Però una delle sfide Dark Ops appunto consiste nel distruggere un RCXD con il coltello, con il Tomahawk, scusate, quindi è una cosa abbastanza complicata. E ne abbiamo già svelate, mi pare, forse ne ho svelate, ho detto, quella delle 9 di fila, quella della Dark Matter, quella delle sfide, quella del Tomahawk e quella sott'acqua. Quindi ne abbiamo già svelate 5, ne rimangono 2. E queste due, ragazzi, sono abbastanza belle. Una di queste due, ragazzi, consiste nel ammazzare un avversario, ok, fin qui ci siamo, che è stato ferito, ok? Ferito per 5 volte dai vostri alleati, mandandolo in critico, quindi pronto a morire, e si è salvato. Quindi deve essere stato ferito 5 volte e ogni volta lui ha recuperato tutta la salute, però 5 volte proprio pronto a morire. In pratica una persona che magari è arrivata in serie, in una serie molto alta, rischiando di tutto. Ed è veramente difficilissimo farlo, ragazzi. Veramente stra difficile. Veramente una cosa molto molto complicata. Karma questo ce l'ha, non so come cazzo ho fatto a sbloccarlo, però ce l'ha, ragazzi. Ultima sfida. Fatemi vedere la lista così siamo sicuri. L'ultima sfida dovrebbe essere... Sì. Ah, poi ce ne sono anche due zombie che poi vi dirò, vabbè, ma non fanno parte di queste, sono a parte. L'ultima sfida, ragazzi, che è forse la più... triste di tutte, per avere l'ultimo biglietto a visita Dark Ops bisogna arrivare al maestro prestigio e resettare le statistiche. Lo so, è una cosa surreale, però bisogna farlo. E vi dà l'ultimo titolino Dark Ops. Poi vabbè, ce ne sono due di zombie che consiste nell'arrivare al round 35 e poi di fare un easter egg, ma io di queste cose non ne capisco e comunque sono cose a parte. Per quanto riguarda invece il multiplayer erano quelle appunto che vi avevo detto. Quello che penso è che siano veramente delle sfide belle, nel senso, sono queste cose che rendono il gioco figo, nel senso, cioè, avere queste sfide così particolari, cioè, raga, sono sfide proprio strane, capito? Cioè, che distruggono un RCXD col Tomahawk, ammazzare uno sott'acqua mentre soffocate, ammazzare uno straferi, cioè, un sacco di cose veramente belle rendono il gioco interessante, è particolare, è unico. E penso che cercherò di farle, ma non so quando, magari, potrò anche fare una serie più avanti, chi lo sa, ci potrebbe stare anche perché alcune sono impossibili da fare. Però magari potremmo provare a fare una bella sfida. E quindi dicevo, sono veramente belle da fare. E ho il dubbio che secondo me sbloccandole tutte ci sia una cosa segreta. Perché di fatto la logica del gioco è questa. Sbloccando tutto quanto vi sblocca sempre un'altra cosa aggiuntiva. Chissà. Sono proprio curioso di saperlo. Fatto sta che queste erano le sfide Dark Ops, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti. Sono curioso di sapere se avete delle sfide che a me mancano. Secondo me... pochi ne avranno, ma pochi avranno quelle che vi ho detto che io di fatto non ho. Voglio sapere esattamente se per esempio avete quella soffocando sott'acqua, se sì, anche come l'avete fatta. Se avete quella ammazzando la persona che è in serie 5 di fila, quella del Tomahawk e anche quella del prestigio se la farete. Insomma, quella di resettare, ragazzi, sono proprio curioso. Quindi ragazzi, questo era il video di oggi, ovvero come sbloccare tutte le sfide segrete di Call of Duty Black Ops 3, meglio chiamate come Dark Ops. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia tornato utile, nel caso di vita lasciare un bel like come sempre e noi ci becchiamo stasera o domani, non so quando uscirà, domani probabilmente con un nuovo video. Bella ragazzi!